Martedì 24 aprile, buongiorno e bentrovati con la prima edizione del TGL News. Sarà assegnata Luigi Albertelli, la guardia giurata dei Livri che perse la vita in seguito all'alluvione che colpì in modo particolarmente devastante la Val Nure e la Val Trebbia nel 2015, la stella al merito del lavoro alla memoria dedicata proprio ai lavoratori scomparsi a seguito di eventi di eccezionale gravità. Sarà consegnata ai suoi familiari dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 1 maggio al Quirinale, nell'annuale festa del lavoro. Aldo Albertelli, fratello di Luigi, è intenzionato inoltre a consegnare alla segreteria del Quirinale tutte le pagine del quotidiano Libertà che raccontano questa tragedia, sperando, ha affermato, che il Presidente della Repubblica possa interessarsi dei problemi che stiamo vivendo con la decisione dell'archiviazione. Cambiamo argomento. Don Angelo Bertolotti, il fondatore del centro Manfredini, finito, ricorderete, nei guai dopo l'accusa di maltrattamenti a disabili, non è più in stato di detenzione, ma è in libertà, naturalmente con alcune restrizioni personali in attesa della sentenza definitiva. Il sacerdote aveva patteggiato una pena di 2 anni e 11 mesi dopo l'arresto dello scorso novembre, il successivo processo. In accordo con il vescovo Gianni Ambrosio, Don Bertolotti frequenta stabilmente un convento in una diocesi piemontese. Abbiamo aperto parlando di calamità naturali e disastri. Ecco, le prime ore dopo il sisma sono solitamente quelle della paura e dello smarrimento. Partirà proprio da quei momenti difficili l'esercitazione di protezione civile in programma dal 24 al 26 maggio nei comuni dell'Unione Valnure e Valchero. Un sisma sarà simulato a Gropparello. L'esercitazione coinvolgerà volontari, rappresentanti e tecnici di enti locali, scuole e volontari di varie associazioni. Chiudiamo con lo sport. Sembra mancare solamente l'ufficialità che potrebbe giungere nelle prossime settimane, ma le voci paiono destinate a trasformarsi in realtà. Paolo Armenia, attuale direttore generale del Pro Piacenza, ricoprirà identico ruolo anche alla Cremonese. Il dirigente piacentino, dopo l'esperienza nel Piace negli anni 90, si era trasferito al Livorno di Patron Spinelli subito dopo il fallimento del Piacenza dei Garilli. Lo scorso anno, a giugno, approdò invece al Pro Piacenza. In casa cremonese sono giorni particolarmente agitati dopo l'esonero di Mister Tesser e del DS Gianmarioli. La società grigiorossa sembra quindi intenzionata a ripartire con forti ambizioni proprio da Armenia. La nostra edizione termina qui, il prossimo appuntamento è alle 13:15 con il TGL, ma l'informazione continua come sempre sul nostro sito liberta.it.